Sant'Antonio Maria Gianelli, lo credo fermamente, è una di queste persone che ha vissuto a Chiavari come parroco, a San Giovanni, nella vicina chiesa, poi come vescovo, e insieme con le sue suore ha intuito che c'erano delle urgenze a cui bisognava andare incontro come si poteva, in quel tempo, secondo le esigenze di quel momento. Abbiamo sentito nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù dice: «Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me». Chi è mercenario non ha a cuore queste pecore, le interessa per disperderle, per rapirle. Anche qui dobbiamo decidere come uomini e donne di fede che cosa fare della nostra vita e di quella degli altri. Se vivere le nostre relazioni in base a ciò che l'altro può darmi e quindi a quanto l'altro mi fa comodo, o seppure io posso conoscere e farmi conoscere. L'attività educativa spesso passa per questo crinale. O possiamo servirci degli altri, o invece possiamo decidere di voler bene agli altri. Sant'Antonio Maria Gianelli ha deciso che in quel tempo, in quell'epoca, dinanzi a quelle persone doveva voler loro bene. E il bene, dovunque lo si guardi, in qualunque epoca lo si pratichi, ci chiede di guardare all'altro come l'altro è e di volergli bene, di aprire il proprio cuore come noi siamo capaci e, attenzione bene, con i mezzi che abbiamo.